Questo è il Colosseo, con la sua alternanza armoniosa di vuoti e di pieni. Mi viene il dubbio che Antonio abbia preso spunto da questo capolavoro dell'arte romana. L'architettura severa e massiccia dell'anfiteatro Flavio si trasfigura nella grazia cromatica e trasparente dell'ultima opera del nostro Antonio. La base del lavoro, in legno box, è già montata sul mandrino. Vedete incise le linee per i 24 segmenti, tracciate con la punta di un taglierino, usando come guida il poggio utensile. I fori sul mandrino Wickmark sono un ottimo aiuto per dividere la base esattamente in 24 settori. Mentre la barra di ferro da 10 mm con la vite che si inserisce sui fori del mandrino e il jig personalizzato di Antonio. Il primo segmento viene collocato su una basetta in ottone agganciata al poggio utensili tramite un morsetto. Un segno di penna sul nastro gommato delimita la posizione del segmento. Perché la colla faccia presa, è sufficiente attendere 5 secondi prima di girare il mandrino e passare al segmento successivo. Chi non ha un mandrino con i fori, come il Wickmark, può costruire un disco forato centralmente e fissato dietro il mandrino. Il primo anello è finito e dopo un'oretta è pronto per essere calibrato. L'operazione si effettua con una sgorbia a dettaglio e con tagli delicati. Quindi si controlla lo spessore con un calibro. Con la punta della sgorbia e con le ali rivolte verso destra, scaviamo il centro con tagli leggerissimi. Completiamo con carta abrasiva grana 120. Conviene asportare la colla che fuoriesce prima dell'asciugatura. Ora si procede con il secondo anello. La voce che avete sentito è la gentile signora Mary che offre un caffè al nostro amico Antonio. Ed eccoci arrivati al terzo anello. Ripetiamo l'operazione di rettifica procedendo con tagli delicati. Tenendo la sgorbia con le ali in verticale orientate verso destra, scaviamo tallonando. Siamo così arrivati al quarto anello. Che provvediamo a rettificare come abbiamo fatto con i precedenti. Controlliamo e continuiamo. Un altro anello è finito
E siamo pronti per il successivo. Però prima provvediamo a scavare l'interno. Con la sgorbia a profilo scaviamo la parte esterna, facendo grande attenzione e procedendo con delicatezza. A seconda delle necessità occorre cambiare il poggio utensili. Oppure il tipo di sgorbia, come qui per esempio, dove usiamo quella da scavo. Continuiamo a scavare l'interno. Controlliamo lo spessore con un calibro. Finiamo l'interno con il raschio. Levighiamo l'interno con carta abrasiva grana 80. Continuiamo fino a 400 grit. E finiamo con una levigatura manuale. Ora passiamo a incollare i segmenti che costituiscono l'orlo del vasetto. Formiamo prima delle coppie. Poi ad ogni coppia incolliamo il terzo segmento. Le quattro sezioni si incolleranno a coppia per formare dei semicerchi. L'ultimo anello ha già la colla pronta per ricevere il labbro. Qui è incollato e tenuto in pressione dalla contropunta fino ad asciugatura completa. Ed ora si può rifinire il labbro. Ai 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 ai, è successo un piccolo disastro. I primi tre anelli sono saltati. E va bene, va. Rimettiamoci al lavoro. Rimediamo tutto. Antonio provvede a ricostruire e a incollare gli anelli deteriorati. Poi, stoicamente, passa a sgrossare di nuovo esterno rifatto con una sgorbia profilare.
Questa volta però prende una precauzione in più e inserisce un disco di multistrato al centro, supportandolo con la contropunta. La prolunga di legno tra disco e contropunta è una garanzia e consente di scavare con maggiore tranquillità con un troncatore fino. Il solco fatto col troncatore fungerà da guida d'entrata per la punta della scorbia a profilare, minimizzando così la probabilità di rovinare il lavoro. Ecco la scorbia a profilare da 8 mm in azione. Controlliamo e puliamo i trucioli con l'aspirapolvere. Un raschio rotondo ci aiuterà a finire l'interno e ci consentirà di sagomare il labbro. Ora si può rimuovere il disco di supporto e sgrossare i 3 anelli del fondo che sono stati riparati. Notate l'angolo della sgorbia a profilare a quasi 45 gradi per evitare che si impunti nel legno. Giriamo la sgorbia e con l'ala sinistra carezziamo i segmenti. Finiamo quindi con una passata del raschio. Diamo ora una bella levigata e con la mano sinistra, vedete, Antonio supporta il legno per non sforzarlo troppo. Sempre supportando con la mano sinistra, si termina la levigatura con carta 240 grit. Che ve ne sembra? Levighiamo l'interno dei vuoti con striscioline di carta abrasiva. Adesso è montato al tornio il platorello rivestito di similpelle per proteggere il labbro. Il puntino sul fondo lasciato all'inizio adesso ci aiuta a centrare il lavoro nella contropunta. Premendo la coppa sullo platorello, avviciniamo la contropunta. Finiremo il piede con la sgorbia a profilare. Rinforziamo la tenuta sul platorello con delle strisce di nastro adesivo. Incominciamo a tagliare il piede con un troncatore. Ora rimuoviamo la contropunta. Tutto è affidato al nastro adesivo. Operando delicatamente, rifiniamo il piede con lo scalpello obliquo.
Per finire, incidiamo con la punta dello scalpello obliquo due piccoli solchi. Facciamo una levigata al piede e poi abbiamo finito. Un'ultima passata con l'ara d'acciaio. La finitura è con due passate di Organ Oil. È un nuovo prodotto che Antonio ha voluto usare, ma del quale non è rimasto molto soddisfatto. Infatti questo tipo di finitura richiede parecchio tempo.